Arriva l'inverno e cosa ci sentiamo ripetere ogni volta dalla mamma, la nonna, la zia, la gatta? Copriti bene, altrimenti prendi freddo, ti ammali e muori. Perché poi quanto sanno essere tragiche le nonne, lo sanno solo le nonne. Ma c'è davvero un collegamento, una correlazione tra il freddo e l'ammalarsi? Se il freddo fosse la vera causa delle malattie, gli eschimesi sarebbero estinti da millenni e Elsa sarebbe costantemente ammalata. La maggior parte delle patologie comuni durante l'inverno, come la febbre o il raffreddore o il mal di gola, sono la risposta del corpo umano a dei microrganismi che stanno cercando di infettarlo. È una vera e propria battaglia che serve a debellare batteri e virus. E dire che il freddo è il responsabile delle malattie è scorretto. Ok, però è evidente a tutti che d'inverno ci si ammali di più. C'è una correlazione statistica, ma è indiretta. E se ci ammaliamo d'inverno è principalmente per causa nostra e non per colpa del freddo. Il dato scientifico di base è che non esiste nessuna ricerca scientifica al mondo che abbia mai dimostrato una correlazione diretta tra la presenza del gelo o del freddo, ma neanche della pioggia o del vento, e l'insorgere di patologie anche banali come il mal di gola, il raffreddore o l'influenza. E a pensarci bene, a confutare questa correlazione di causa-effetto, c'è proprio anche il fatto che alcune popolazioni, fin dai tempi antichi, sono riuscite a svilupparsi in luoghi del pianeta apparentemente inospitali perché le temperature erano veramente troppo basse. Basti pensare alla Siberia, dove si raggiungono i meno 40 gradi sotto lo zero. Se il freddo fosse responsabile, sarebbero tutti morti da un pezzo. I malanni invernali sono riconducibili a microrganismi patogeni e il corpo umano risponde a questi microrganismi patogeni in modo molto chiaro. Quando si ha la febbre, si assiste ad un aumento della temperatura corporea, che significa per il corpo creare un ambiente sfavorevole alla crescita batterica, ma anche l'infiammazione della gola, la tosse, la rinite, sono tutti meccanismi che il corpo mette in atto per cercare di buttare fuori in ogni modo i microrganismi indesiderati. Il corpo non ci sta indicando che è in corso un'infezione da freddo, ma che è in corso un'infezione dovuta a dei microrganismi patogeni. Eppure, dati alla mano, d'inverno ci si ammala di più. Come detto prima, il nesso c'è, ma è indiretto. Il freddo di per sé è solo la causa di alcuni comportamenti sociali che portano ad aumentare la probabilità che gli esseri umani entrino in contatto con dei microrganismi patogeni. Ed è importante conoscere questi comportamenti per tenere davvero alla larga il malanno ed evitare anche degli errori abbastanza grossolani. Il freddo intenso costringe le persone a stare più a lungo in ambienti riscaldati, in genere umidi e ristretti, come possono essere uffici, scuole o cinema. Caratteristiche perfette non solo per la proliferazione di virus e batteri, ma anche per la loro diffusione attraverso il contatto o tramite le goccioline di saliva. Inoltre, molti microrganismi sopravvivono meglio con temperature simili a quelle del corpo umano che con le basse temperature. I patogeni, infatti, con il freddo si riproducono meno. L'esempio classico è il frigorifero. Il freddo impedisce ai batteri presenti sul cibo di proliferare e di farlo andare a male. Le malattie che si manifestano principalmente durante l'inverno, sotto forma di febbre, sono causate principalmente da microrganismi che si propagano a loro volta sotto forma di microscopiche goccioline che vengono emesse dalle persone anche semplicemente respirando o, peggio, tossendo o sternutendo. Queste goccioline restano in sospensione nell'aria per molto tempo, in rapporto al tasso di umidità, e possono essere quindi inalate da altre persone che di conseguenza vengono infettate. Alcuni patogeni, come il virus dell'influenza, si trasmettono per contatto diretto con le persone infette, anche solo toccandosi gli occhi o la bocca con le mani contaminate, o attraverso utensili o oggetti, dato che il virus dell'influenza può persistere molto a lungo e penetrare nell'organismo attraverso le mucose. Telefoni cellulari, telecomandi, maniglie delle porte, oggetti che ognuno di noi tocca ogni giorno e che sono potenziali fonti di trasmissione del contagio. Per completezza dobbiamo però aggiungere che secondo alcuni virologi c'è anche un altro effetto del freddo. Il freddo sembra infatti avere la capacità di ridurre, fino a quasi a paralizzarlo, un meccanismo di difesa dell'apparato respiratorio chiamato clearance mucociliare. Nella trachea infatti ci sono delle cellule ciliate che
che hanno la funzione di espellere il muco e sembra che il freddo riduca la loro attività, quindi il muco con tutta la sua carica virale e batterica ristagna causando potenzialmente delle infezioni. E a questo si aggiunge anche il tema dell'indebolimento delle difese immunitarie a causa degli sbalzi termici. Questi meccanismi, sebbene siano importanti, sono da considerarsi secondari rispetto alla possibilità o meno di infettarsi. Chi dunque pensa di salvarsi rinchiudendosi in casa al caldo a giocare con gli amici durante tutto l'inverno si sbaglia di grosso, perché è più una questione di disinfezione e pulizia che una questione di freddo.